Comunque, in Francia, o se andate in Svizzera a cercare questo disco, il disco non si trova neanche lì. Dicono, ma chi è? Christoph Godin. Noi conosciamo Prince, conosciamo Michael Jackson, conosciamo perfino Zucchero, ma un nostro connazionale non lo conosciamo. È musica per cui devi andare in dei negozietti limitrofi con grandi appassionati di musica, quello che è successo a me, alla ricerca di certi pezzi, lo stesso anche a Los Angeles, uguale, cercavo delle cose particolari di chitarra, dei metodi di chitarra, non li conosceva nessuno, l'ho trovati a Roma alla fine, a Los Angeles non c'erano, cose veramente astruse, magari c'erano negozi pieni di chitarre, di cose, cinque piani, di amplificatori, di chitarre, mancavano dei dischi, anche in posti underground, limitrofi, strani, particolari, negozi così, mancavano anche a Los Angeles, per cui si dovevano richiedere per posta. Andiamo avanti nella nostra ricerca, questa volta entriamo in Germania, ci sono grandi musicisti tedeschi, conosco tanti musicisti tedeschi bravissimi, e la Germania ha un grosso fervore del jazz, un grosso jazzista, anche se suona molto saturo, con la timbrica quasi rock, ma insegue sicuramente linee jazz, anche se si sente che non è propriamente un puro, un purista, è Michael Sagmeister, un'altra mia segnalazione, prima di passare invece a un bassista, immediatamente dopo, legato invece nuovamente alla Francia. Per la Germania, Michael Sag, batteria, senza basso, senza tastiere, senza niente che li leghi insieme, molto divertente. Copied, come tanti altri, cercavano di mettere da parte il grande Billy Rogers, che ha siglato alla fine questo disco, poi è morto purtroppo, e secondo me rimane a tutti gli effetti uno dei più grandi chitarristi jazz della storia del jazz, Billy Rogers, per cui lo trasmetto nuovamente, pochi lo conoscono, l'hanno conosciuto, mi pare, solo attraverso questa emittente e questa mia trasmissione, e dedicato alla sua morte uno, secondo me, dei più grandi chitarristi del jazz mai esistito, secondo il mio giudizio personale. Sono curioso di sapere il vostro, lo ritrasmetto ancora una volta, perché non mi voglio fare da cassa di risonanza, appunto, ad esercizi linguistici o musicali che farebbero bene poi a trovare un altro albergo. Per cui spingiamo gli sconosciuti. Billy Rogers.